Cari amici appassionati di tecnologia, bentornati in questo nuovo video. Io sono Toffo e oggi ragazzi siamo ritornati con un nuovissimo video. In cosa consiste questo video? Questo video è il primo di una serie di due episodi in cui rigioco i vecchi giochi storici di questo canale dal mio nuovo Mac, perché non ho ancora avuto l'occasione di provare veramente a fondo la potenza di questo Mac, che è veramente potente con l'M1. Sì, non ho ancora fatto un video sul Mac, lo farò presto, ma per il momento voglio fare questo test insieme a voi. Per ironia della sorte, questi due giochi che andremo a giocare non sono più giocabili su dispositivi Apple per alcune ragioni diverse tra di loro, ovviamente, però entrambi non sono più giocabili su dispositivi Apple. Infatti, ragazzi, oggi siamo su Geometry Dash. Siamo su Geometry Dash dopo tanto tempo, ragazzi. Questo gioco ha fatto la storia di questo canale. Non faceva una views in croce, infatti non so che titolo mettere a questo video. Però ora, prima di giocare, è il momento di spiegarvi perché non è più giocabile su alcuni dispositivi Apple. Questa cosa succede sui dispositivi iOS col tasto Home. Con iOS 15 non è più possibile giocare a Geometry Dash. Geometry Dash, quando lo apri, crasha. Ma ripeto, solo su dispositivi iOS col tasto Home. Questo perché non si aggiorna da troppo. Io spero che quest'anno sia l'anno buono della 2.2 e che questo voglia dire un bel ritorno mio su questo gioco, perché effettivamente io, ragazzi, non ci gioco da parecchio tempo. Mi ha fatto tornare in mente sto gioco un mio amico che l'altro giorno mi fa: "Ah, ma sai che ho scaricato Geometry Dash?" Io: "Cosa?" E niente, ragazzi, oggi siamo qui su questo gioco, così. No! No! Il dio Anubi no! Oggi, ragazzi, io ho qui un botto di livelli salvati. Non so cosa andrò a fare oggi in realtà, però. Non avevo nulla di programmato, ma io credo che andremo a prendere un livello nuovo e andremo a farlo un po' come ai vecchi tempi. Un livello vecchio. È il momento del mio ritorno su questo livello. Raga, questo livello ha fatto la storia del mio canale. Nel 2018 ci sono state 5 o 6 live per completare questo livello e ho 560 tentativi, che per un hardware 6 sono tantissimi. Ora non so se andare a fare una practice velocemente, non lo so, vabbè, facciamolo. Comunque, per il momento tanta roba questo Mac, FPS stabilissimi. Tra l'altro questa parte qua era difficilissima, sono morto un casino di volte. E da PC è ancora più difficile, contando che non sono per nulla abituato a giocare da PC. Proviamo, tentativo dopo 4 anni quasi. Quasi 4 anni, ragazzi, sono passati quasi 4 anni dal 2018, quando portavo questo gioco ogni giovedì. Quante morti qua. Ci credo, non ci credo, non ci credo, esattamente dove ero morto anni e anni fa. Però esattamente qui ero morto. Mannaia, mannaia. Sarebbe stato bellissimo rifare. Zio Pera. Sì. Godo. 4 tentativi. È stato bello ricordare il passato. Questo è già un livello graficamente più devastante. Comunque vedete che gli FPS sono stabilissimi. Io voglio vedere se con questo livello gli FPS stanno decenti.
Già è calato a 25, questa cosa non mi è piaciuta. Ok, sono stabili. Per ora sono stabili. Più o meno. 59-60, sì. Ragazzi, stupefacente, cioè nel senso, c'è la registrazione della webcam. Più questo livello, già mi sveglia, c'è la grafica al massimo e questo livello con la grafica al massimo. Se trovo un livello che ci ho messo tantissimo a fare, Simple Travel, questo livello qua, laggava un botto e direi che lo andiamo a fare ora. Che dire ragazzi, questo ritorno su Geometry Dash vi è piaciuto? Io spero vivamente che aggiornino questo gioco questo Natale, perché di solito gli aggiornamenti arrivano a Natale, facciano uscire nuova roba, eccetera, e che dopo questi 3 anni in cui non è uscito un aggiornamento, Robtop abbia imparato la lezione di aggiornare il gioco magari con meno roba, però un po' più spesso. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. E vi dico ciao!